L'appuntamento con i prodotti di qualità è la domenica mattina, dalle 8.30 alle 12.30, nei locali della chiesa di Capostrada a Pistoia, con il mercato biologico, organizzato da un gruppo di agricoltori con l'obiettivo comune di promuovere e valorizzare le produzioni biologiche di qualità del nostro territorio. Siamo 10 aziende agricole che vengono tutte da Pistoia o dalla montagna pistoiese, e effettivamente qui al nostro mercato si può proporre una spesa completa che parte dalla frutta alle farine, al vino, olio, pane di grani antichi, uova, pollame, miele, biscotti. Effettivamente si può dire che è un piccolo supermercato di qualità. È importantissimo mangiare sano, perché da quello che si mangia poi si determina la costituzione delle proteine del nostro organismo, quindi si previene le malattie. Oggi sappiamo che gli inquinanti ambientali sono ovunque e quindi scegliere un'alimentazione biologica è il primo punto per poter pensare di passare una vita in salute. Questo mercatino è un po' un miracolo, perché è il frutto di produttori locali che eroicamente fanno una, diciamo, coltivazione degli alimenti, dei nutrienti, insomma, di tutte le verdure in modo biologico, senza, diciamo, aggiungere niente se non la fatica dell'uomo, e quindi poi le persone riescono a stare in salute e niente, quindi venite a comprare prodotti qui al mercato biologico, perché è importante per la vostra salute. Io sono un nutrizionista, mi occupo da questo da tanti anni e mi viene da dire che queste sono realtà indispensabili e che si ritrovano soltanto, secondo me, in una popolazione consapevole come quella pistoiese. No, io vengo qui quando posso, la mattina, e con le persone che vengono a comprare le cose qui al mercato si parla di nutrizione, se hanno dei dubbi sulle loro patologie, si misura la pressione e niente, si cerca di creare una comunità che viva in salute e che si protegga. Qual è la differenza tra le uova che si trovano al supermercato e quelle comprate qui? Allora, la differenza è molto importante, perché l'animale, la gallina, praticamente concentra nelle uova quello che mangia. Per cui se è una gallina che è allevata all'aperto e mangia le erbe selvatiche e cose non OGM, un pochino di mais e le erbe, l'uovo poi risulterà ricco di vitamine e non concentrerà inquinanti ambientali.